Il caso Strada dei Parchi non è soltanto il problema del traforo, lo hanno ricordato ieri in Parlamento i rappresentanti delle comunità, i sindaci di Abruzzo e Lazio, ricevuti dai parlamentari del Partito Democratico e accompagnati dai consiglieri regionali, tra cui il capogruppo del PD Silvio Paolucci. Ormai è arrivato il primo luglio, c'è anche la questione Caro Pedaggi che sembra passare in secondo piano in questi giorni. Sì, in realtà intanto va sottolineata l'assenza, ieri, di tutta la filiera del governo delle, della Lega e delle destre e del Movimento 5 Stelle, assenti. I ministri, gli assessori, il presidente Marsiglio, i consiglieri regionali, i parlamentari di questi partiti e movimenti. In secondo luogo, il tema autostrade dei parchi è un tema più ampio anche dell'emergenza traforo che immaginiamo presto sarà risolta. Infatti, insiste il problema degli interventi circa la messa in sicurezza della questione del traforo, i 172 milioni di euro, i 192 milioni di euro per le prime opere di adeguamento sismico, il famoso decreto Genova e gli 80 milioni spariti. Esiste poi il tema del piano economico finanziario degli investimenti per gli adeguamenti sismici dell'infrastruttura autostradale dove c'è anche la questione del caro pedaggio e vorrei ricordare che dal primo di luglio se nessuno fa niente a partire da Toninelli e dal presidente Marsilio gli abruzzesi, i cittadini e le imprese pagheranno ben il 20% in più. E quali sono le soluzioni che aspica il PD? Ma Certamente il piano economico finanziario l'ha svolta e dunque il lavoro del Ministero, del MIT, del Ministro Toninelli e del Presidente Marsilio è fondamentale in questa direzione. Ecco perché noi. Chiedevamo e chiediamo tuttora che Marsilio si carichi della responsabilità e del ruolo di commissario per essere protagonista nella rappresentanza degli interessi degli abruzzesi presso il Ministero. Non ci fa dormire sonni tranquilli sia il Movimento 5 Stelle che dice ci pensa Toninelli e per quanto ci riguarda è un disastro Toninelli, sia il fatto che il Governo e il centrodestra a partire da Marsiglio siano voluti fuggire dalla responsabilità e dal ruolo di commissario.